Oltre 4 milioni e mezzo di euro i fondi europei in arrivo con il programma operativo FESR 2014-2020 destinati a chi vuole fare impresa. Di questi finanziamenti 1 milione e 200 mila euro sono rivolti al settore dell'innovazione tecnologica e alle attività volte ad incrementare la competitività delle imprese, i cui bandi sono stati illustrati al centro polivalente Michele Abbate nel corso del convegno organizzato in sinergia dal Comune, dall'assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana e dall'Ordine dei commercialisti di Caltanissetta. Abbiamo scelto anche Caltanissetta da un lato perché dobbiamo dire che la presenza oggi degli ordini dei commercialisti ci dà anche la misura di una nuova grande novità. Anche i commercialisti, tutti i professionisti questa volta possono essere non solo al servizio di chi fa i bandi ma possono anche parteciparvi proprio come studio. Quindi diventano delle piccole imprese ed è a quel mondo, quello delle piccole imprese che ci rivolgiamo. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo dei minimis fino all'80%, quindi 200.000 euro per investimenti di 250.000 euro, poi abbiamo i contributi a fondo perduto per le grandi imprese fino al 25%, per le medie al 35% e per le piccole al 45%. Quindi insomma sono un po' questo, cosa fare, lo diremo qui tra poco, sapendo che la parola innovazione deve essere un po' il filo che deve tenere insieme questo pezzo di Sicilia che se vuole davvero cambiare non deve più legarsi a quanti soldi ci sono, ce ne sono stati troppi e troppi ne sono stati sprecati da questo momento in poi. Poi credo che dobbiamo invece investirli. Un incontro per spiegare quali sono le misure a sostegno delle imprese previste nel programma operativo del FESR che potrebbero portare una boccata di ossigeno dal punto di vista economico anche a Caltanissetta. Oggi si avvia un progetto che vede l'Ordine dei Dottori Commercialisti, la Regione Sicilia, il Comune di Caltanissetta impegnati a promuovere il territorio di Caltanissetta che sappiamo essere tra gli ultimi nelle graduatorie nazionali come vivibilità e soprattutto come reddito pro capite. Infatti noi abbiamo accolto con favore l'invito rivoltoci dall'assessorato alle attività produttive della Regione Sicilia di promuovere i progetti FERS a Caltanissetta, quindi ci siamo impegnati affinché tutti i nostri iscritti possano attivare le procedure di finanziamento per le aziende che seguono nel migliore modo possibile.